Ciao a tutti amici, eccomi qui di nuovo. Allora, in questo video voglio parlare dell'importanza di ristabilire una connessione con lo scopo e il senso della nostra esistenza in questo momento in forma di esseri umani e di come sia importante adoperare, vivere e godere di ogni sfumatura e possibilità che questa esperienza ci offre per trasformarci e per migliorarci. Penso che oggi sia importante orientare la nostra attenzione nelle dinamiche che stiamo vivendo, cioè orientare la nostra attenzione in ciò che veramente può essere produttivo e portare bellezza e trasformazione, cioè il trasformare noi stessi, quindi portare la nostra attenzione su noi stessi e su tutte quelle dinamiche, quelle situazioni che oggi richiedono la nostra presenza. Questo al fine di risanare la nostra terra e al fine di trasformare, illuminare, guarire e veramente portare cambiamento nell'esperienza globale collettiva. Questo mio messaggio trova riscontro in quello che è il messaggio che gli arturiani da sempre comunicano attraverso di me, un messaggio di responsabilità. Gli arturiani dicono che ognuno di noi, ogni essere umano, ha la capacità di trasformare se stesso e così facendo trasformare l'esperienza collettiva. Noi oggi stiamo vivendo un'epoca sicuramente di grande transizione e trasformazione, un'epoca che tra le varie cose è connotata da questo passaggio su un nuovo paradigma di responsabilità, cioè il recupero e il ripristino del potere individuale, del potere personale. E il potere non è altro che la capacità di trasformare, che ognuno di noi ha di trasformare se stesso. Questo video lo faccio specialmente per via di tante notizie che si sentono e nel mondo dell'ufologia, del contattismo, eccetera, se ne sentono veramente di tutti i colori. Mi rendo conto che il mio messaggio può risultare impopolare, soprattutto in vista delle grandi aspettative che circolano e che altro non fanno se non fare presa sul latente bisogno di sfuggire a questa realtà. Ma sfuggire a questa realtà significa di nuovo, ancora una volta, lasciare il proprio potere di trasformare la realtà nelle mani dell'aspettativa. Noi siamo esseri trasformatori, siamo esseri creatori e quindi abbiamo la possibilità di trasformare veramente questo nostro pianeta, questo nostro mondo e farlo diventare un mondo di bellezza e meraviglia, veramente restaurare l'armonia e l'equilibrio su questo pianeta, ma questo dipende da noi. Ovviamente chi segue i miei video, chi legge le mie canalizzazioni e chi mi segue da un po' di tempo sa benissimo che io ho contatti con gli arturiani, che sono esseri extraterrestri. E se questo viene detto dagli extraterrestri, insomma, è tutto dire rispetto magari a altri messaggi che da molti anni circolano su varie aspettative a vario titolo, annunci di contatti imminenti, peraltro sempre poi smentiti dai fatti e via dicendo. Questo perché un messaggio concreto e positivo, diciamo così positivo, un messaggio costruttivo è quello che incita l'essere umano a ripristinare e a recuperare la connessione con la propria essenza, il proprio potere individuale. E questo è il messaggio che io intendo portare avanti, che loro mi chiedono di portare avanti. E è il motivo per cui io sono qui su questo pianeta. Questo ovviamente non significa che gli extraterrestri non ci siano, gli extraterrestri ci sono, i nostri cieli sono pieni di astronavi visibili e non visibili, ci sono tantissimi avvistamenti e tantissimi contatti di varia natura, insomma alcuni molto costruttivi, altri un po' meno. Questo però non significa che noi dobbiamo vivere con la nostra coscienza focalizzata sul contatto extraterrestre o sull'arrivo di un grande evento, ma invece dobbiamo approfittare della vita e dei doni che la vita ci offre per trasformare noi stessi, per essere trasformatori, guaritori e per essere veramente là dove dobbiamo essere, cioè nel nostro momento presente. La creazione è soltanto nel momento presente. Questo è molto importante. Io non credo che guardando all'esterno di noi possiamo attuare una vera e propria trasformazione. Riguardo al contatto extraterrestre, ecco, io penso che un contatto a livello globale, un contatto a livello sì, globale, in questo momento non sia possibile,
perché abbiamo iniziato soltanto adesso a aprire le nostre porte a una coscienza superiore, a una coscienza più espansa, e ci sono delle precise leggi che governano il contatto fra civiltà. In questo momento il lavoro degli extraterrestri è quello di assisterci, di veicolare messaggi di consapevolezza, però loro non fanno il lavoro al posto nostro e non hanno la possibilità di interferire nel nostro percorso evolutivo, questo per via delle leggi sul libero arbitrio. In questo momento penso che un contatto su vasta scala non sia possibile, perché ci sono delle precise leggi che governano i contatti fra due civiltà. Affinché un contatto effettivo, ufficiale, possa avvenire, devono esserci delle condizioni e delle condizioni specifiche. In questo momento la nostra coscienza collettiva, noi come esseri umani, stiamo vivendo un periodo di grande trasformazione. Abbiamo ancora tantissimo lavoro da fare nella direzione dell'amore e dell'unità. In questo momento si stanno delineando due schieramenti, se così possiamo dire. Da un lato le persone che stanno risvegliando se stessi, riscoprendo il proprio potenziale divino, e dall'altro persone che sono ancora ancorate alla vecchia energia. Un contatto globale richiederebbe che ci siano delle condizioni a livello di coscienza collettiva su questo pianeta, nell'umanità, insomma. Questo perché io, che ho contatti, conosco molto bene le società extraterrestri di quinta dimensione, e vi posso assicurare che molti di voi lo sanno, perché siete tutti super informati sull'argomento. Molti di voi lo sanno che le loro civiltà sono completamente diverse dalle nostre, sono totalmente orientati in un senso di unità, di amore. Non esistono organi politici né governativi né religiosi, non esiste la moneta, non esistono strumenti di ricatto, non esiste potere, non esiste controllo, non esiste concetto di possesso. Sono civiltà assolutamente collaborative, c'è assoluto rispetto per la vita e assoluta connessione, consapevolezza della connessione. Per cui non siamo ancora pronti affinché uno scambio galattico di questo tipo possa essere aperto ufficialmente. Abbiamo ancora molto da lavorare, ed è per questo motivo che la nostra attenzione deve essere oggi orientata nel nostro momento presente, è portata alla nostra terra, che richiede la nostra presenza. Questo significa vivere con presenza, essere nel momento presente, essere consapevoli di ciò che stiamo facendo, e vivere e godere dei doni che la vita ci offre, quindi le sfumature, le possibilità, tutto ciò che noi abbiamo qui per poterci trasformare, e veramente vivere con i piedi nella madre terra e con le dita al cielo, e quindi creare un punto di contatto e di unione. È necessario portare equilibrio, essere equilibrio, e anche nel discorso extraterrestre è necessario essere equilibrio, altrimenti si va a sfociare nel fanatismo. Non si può, se viviamo sbilanciati in un senso o nell'altro, non creiamo armonia, ma viviamo sempre in un senso disarmonico. Se noi siamo in forma umana, se noi viviamo in un'esperienza umana, c'è una ragione, e quindi è il momento di onorare questa esperienza ed essere presenti, vivere con presenza. La nostra madre terra richiede la nostra presenza. Il nostro pianeta va incontro e sta andando incontro a una grande trasformazione. La trasformazione richiede il lavoro di tutti, e siamo tutti chiamati a compiere questo lavoro di trasformazione. Non è possibile definire un esito a livello planetario, e non è possibile dare date né tantomeno fare un pronostico, in quanto il destino non esiste, il destino non c'è, l'andamento degli eventi è una conseguenza delle nostre scelte, delle nostre azioni, dei nostri pensieri, delle nostre parole, di quello che noi creiamo nel momento presente. Per cui io questo video l'ho fatto perché c'è veramente tanta aspettativa. Io vedo che l'aspettativa è molto radicata, e questo è quello che vedo e sento, che l'aspettativa è molto radicata in tante persone che ovviamente sono a disagio e vivono un disagio nel vivere qui su questo pianeta, e lo posso anche capire, perché la nostra società non è sicuramente in linea con i valori che sentiamo nel nostro cuore. Io anche in certi momenti sento che è difficile, come tutti, stare qui, però io ho scelto di essere qui e onoro questa scelta, trasformando. Quando mi trovo di fronte a una difficoltà,
mi ricordo del mio potere personale e utilizzo il mio potere per trasformare la mia realtà. E questo è un messaggio giusto da trasmettere e da coltivare oggi. Essere trasformatori. Tutti noi viviamo piccole e grandi difficoltà nel momento presente, ma siamo venuti qui proprio per trasformare, per essere guaritori e trasformatori, quindi onorare questo impegno, vivere veramente. E credetemi che io ricordo com'era prima di venire qui, questi mondi di luce, questi mondi di assoluta connessione, unità. Per cui ve lo dico con questa consapevolezza. Avere questi ricordi e aver scelto di venire qui come walk-in, scendere in questo piano di cose per portare trasformazione è un impegno, ma è necessario che ognuno di noi onori il suo impegno e viva la sua vita con presenza, anche trovando gioia, anche godendo delle piccole e grandi cose che la vita ci può offrire, essere proprio nel momento presente. Il nostro percorso è ancora lungo e richiede la nostra attenzione, la nostra presenza e il nostro amore, soprattutto. Soltanto quando noi siamo qui e affrontiamo le dinamiche e i, tra virgolette, problemi che emergono, no? E che sono possibilità per noi di migliorarci. Soltanto facendo questo possiamo veramente trasformare. È necessario veramente portare equilibrio anche nell'aspettativa extraterrestre, perché loro non faranno il lavoro al posto nostro. Non dovremmo vivere le nostre vite nell'aspettativa, ma ricordarci che abbiamo il potere di cambiare, di creare la realtà. Non dovremmo vivere le nostre vite tenendo sempre gli occhi puntati al cielo, in attesa di un segno, di un astro che può passare e portare cambiamento. Noi siamo il cambiamento. È necessario che noi onoriamo questa nostra scelta di essere su questo bellissimo pianeta oggi, portare la nostra attenzione qui per risanare la nostra terra, per portare guarigione e per portare bellezza. E attraverso questa nostra responsabilità possiamo veramente manifestare un paradiso in terra, possiamo veramente creare un nuovo mondo e possiamo veramente raggiungere uno stato di integrità. Noi siamo chiamati a restaurare l'equilibrio sulla Terra. Questa è la nostra missione. Siamo chiamati a restaurare l'equilibrio sulla Terra. Per restaurare l'equilibrio sulla Terra dobbiamo in qualche modo raggiungere un'integrità interiore, tornare a uno stato di integrità e allinearci sulla coerenza energetica, il che significa appunto allineare i nostri pensieri, le nostre parole, le nostre azioni in un intento creativo, in un intento costruttivo, in un intento positivo. La tentazione di distogliere la nostra attenzione dal lavoro interiore che ci appare così difficile è tanta. Non dobbiamo guardare al mondo come difficile da trasformare, perché noi non dobbiamo trasformare il mondo, noi non agiamo sul mondo, noi agiamo su noi stessi. La trasformazione del mondo è una conseguenza ed è veramente facile. Se tutti gli esseri umani si concentrassero su loro stessi, il pianeta cioè la nostra esperienza globale si trasformerebbe in pochissimo tempo. Ci sono tantissimi messaggi fuorvianti oggi, veicolano da anni messaggi fuorvianti. Date sui possibili atterraggi, date di cambiamenti imminenti. Il cambiamento è già in corso, ed è in corso già da tempo, e lo stiamo portando avanti noi. Questi messaggi sono potenzialmente fuorvianti, messaggi di contatti, di atterraggi, non rendono onore a quello che noi siamo. Gli extraterrestri dicono che siamo noi a trasformare il nostro mondo e la nostra realtà. Gli extraterrestri non verranno a introdurre un cambiamento. Gli extraterrestri non verranno a fare il lavoro al posto nostro. E mi dispiace dire questo a chi nel proprio cuore coltiva un'aspettativa, ma è importante che queste persone provino a scoprire che hanno potere, il potere di cambiare se stessi e la propria realtà. La nostra esperienza qui ha un senso, siamo qui per un motivo e questo motivo è importantissimo. Non dobbiamo più delegare il nostro potere all'esterno di noi. Quest'epoca sta segnando il passaggio proprio verso un nuovo paradigma, un nuovo sistema di cose che contempla la responsabilità e il potere personale. E noi veramente abbiamo la possibilità di cambiare noi stessi.
di essere trasformatori. Questi non sono gli ultimi giorni sul pianeta Terra e il nostro viaggio è ancora lungo. Ed è importante accettarlo con amore. Non vivere guardando alla fine del viaggio, ma godere del viaggio. Perché poi il viaggio non finisce mai, non esiste la fine, non c'è la fine. Il viaggio è la nostra costante esperienza, la ricerca di noi stessi, la ricerca di esperire ogni possibilità. Per cui se vivi proiettato sull'esito, non vivi nel momento presente, non produci nulla, non crei niente. Per cui veramente io, per quanto so che ho molta meno risonanza di tutte quelle informazioni che generano aspettativa, però io insomma dico questo. Riflettere su questo e sul fatto che siamo noi trasformatori. Quando ci viene detto che siamo creatori di realtà, cosa significa essere creatori di realtà? Significa attuare questo, cioè riscoprire in noi questa capacità di venire consapevoli di quanto lo siamo in realtà e metterlo in pratica, se no rimangono vane parole, rimangono parole al vento. Ognuno di noi è chiamato veramente a ritrovare l'intima connessione con se stesso e orientare la nostra attenzione laddove è necessario, cioè nella nostra dinamica quotidiana. Noi siamo trasformatori di realtà, nessuno farà il lavoro al posto nostro, nessuno. Ecco, quindi io questa cosa la continuerò a ripetere. Siamo nel momento presente ed essere anche grati, no, di quello che abbiamo. Qui o altrove siamo anime in viaggio e questo è importante. Noi siamo stati chiamati a trasformare e quindi onoriamo questo impegno. Detto questo, io grazie, ringrazio veramente tutti quelli che ascoltano i miei video, che ricondividono, che commentano, insomma, che apprezzano quanto dico e quanto stiamo portando avanti. E vi auguro una buona domenica, già che oggi è domenica, e vi do un bacio. E alla prossima, ciao a tutti!